Guai a chi lo chiama sport minore, chi lo pratica o lo insegna lo fa con la passione più nobile, è adatto a tutte le età e non c'è bisogno del bel tempo per praticarlo. È il tennis tavolo che nella nostra città conta 700 tesserati, di cui il 70% solo a Roma, con ben 23 società a tempo pieno impegnate in allenamenti e tornei. Siamo andati al Torrino, in 12° municipio, dove i ragazzi della Roma 12 si allenano nella palestra della succursale del liceo scientifico Aristotele di via Comisso. Gli allenamenti iniziano nel tardo pomeriggio e fino alle 9 di sera si provano colpi ad effetto, dritto, rovescio e battuta. Roma 12 è nata più di 30 anni fa e il tennis tavolo è stata una delle prime sezioni che sono state costituite, quindi abbiamo un'antichissima tradizione. Nel campo del tennis tavolo siamo stati una squadra che ha avuto anche dei successi in campo nazionale, che abbiamo avuto campioni d'Italia con gli allievi tantissimi anni fa, abbiamo partecipato ai campionati di Serie A1 e quindi abbiamo una tradizione molto valida per quanto riguarda la Roma 12 nel tennis tavolo. Negli ultimi anni la politica che abbiamo voluto avere è quella di farne più che una società con atleti nazionali d'élite, abbiamo cercato di fare una scuola di tennis tavolo. La palestra della Roma 12, tre volte a settimana, di sera, si riempie di campi dal colore blu. Qui si allenano romani di tutte le età, c'è chi si prepara per il prossimo torneo regionale e chi invece tra uno scambio e l'altro ricorda la sua prima racchetta. Io giocavo dopo la guerra con una racchetta in parrocchia fatta da me per uno o due anni, poi ho smesso, con le palline tutte a appiccicare, i soldi che ti dava. Adesso? Niente, adesso gioco con la società, qui gioco. L'anno scorso ho fatto la C2, quest'anno faccio la D1. A me, diciamo, mi completa, mi fa stare in forma, mi scarica dal punto di vista nervoso, mi fa sudare, mi fa mantenere la linea, mi entusiasma, mi fa esprimere anche la componente gioco che c'è in me, che c'è in tutti quanti, diciamo. Sia per i più piccoli che per i più esperti è necessaria una guida, un maestro che sappia indirizzare l'allievo. Alcuni ho trovato che hanno voglia e vengono a imparare anche all'età dei 40 anni. Poi ci sono i ragazzini che sono un po' meno costanti. Il segreto di questo sport è la volontà, si può fare qualsiasi età, l'importante è impegnarsi. Alla Roma 12 del Torino hanno deciso di puntare in alto, per questo hanno tesserato un campione cinese, si chiama Zhang Sheng, ora più di 40 anni, ma ha vinto una medaglia ai mondiali ed è stato titolare della temuta formazione nazionale cinese. Io ho giocato, sì, ho giocato 5 anni in nazionale cinese, pure ho fatto mondiale, della 79 mondiale. Zhang, ormai romano d'adozione, è in grado addirittura di fabbricare una racchetta da tennis tavolo, ogni pezzo è diverso, ci spiega, a seconda del peso, della gomma utilizzata e del telaio. Il campione cinese si sta preparando per disputare i tornei della Serie C1, iniziata sabato scorso. Per questo si allena con i ragazzi del circolo, anche con i meno esperti, dispensando preziosi consigli.